Ben ritrovati amici di Info Cilento. Ritornano le interviste ai sindaci, ai protagonisti del nostro territorio. È d'inizio questa avventura, questa carrellata di interviste con un amico di Info Cilento, che è il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che seguono Info Cilento e benvenuti qui nella casa comunale di Castellabate. Beh, allora, partiamo proprio sulla stagione appena conclusa. Beh, la stagione ancora non è conclusa, noi invece speriamo che duri tanto, che duri ancora a lungo, perché anche il mese di settembre e anche ottobre, devo dire, qui a Castellabate si contraddistingue perché comunque ci sono presenze importanti, diciamo, ci sono attività, le strutture ricettive sono in piena attività, quindi diciamo, anche il periodo, diciamo, non prettamente legato alla balneazione, quindi luglio, agosto, i mesi canonici, però qui c'è un percorso importante di destagionalizzazione e di presenze anche nei periodi quindi di settembre e ottobre. E come è andata? È andata secondo me bene, noi siamo reduci appunto da una prima parte, alla parte diciamo estiva, dalle punte maggiori di presenza nel nostro territorio e devo dire che è andata bene da tutti i punti di vista, dal punto di vista dei servizi soprattutto, che è quello che poi un'amministrazione sul quale deve fare maggiore attenzione, raccolta differenziata, pulizia del territorio, grande Dove difficoltà la difficoltà sono, di... è la presenza di turisti. La presenza di turisti, la presenza di persone che magari poco conoscono il metodo di raccolta, il calendario e quindi c'è una difficoltà, però nonostante tutto i dati sono di tutto rispetto e noi siamo contenti e anzi ringraziamo anche la popolazione, abbiamo fatto un'azione di sensibilizzazione proprio per cercare di coinvolgere tutti in questo obiettivo, per raggiungere questo obiettivo e devo dire che il risultato è stato raggiunto. È andata bene anche dal punto di vista della qualità delle acque, delle acque della balneazione, certificate dall'ARPAC che ha fatto costanti controlli e da quelli che abbiamo fatto noi in proprio, cercando di avere un controllo sempre diretto sulla qualità delle acque. Appunto, quest'anno è stato un riscontro eccellente in ogni tratto, in ogni punto del nostro litorale. E questo ci veramente inorgoglisce perché Castellabate, 21 anni di bandiera blu, 5 vere di Lega Ambiente e tutti i riconoscimenti di cui noi ci fregiamo e quindi non può non avere questa attenzione dal punto di vista appunto della qualità delle acque e della balneazione. Devo dire anche con tutte le difficoltà, i sospetti, i timori iniziali, anche per quanto riguarda l'erogazione, abbiamo assistito ad un Cilento in ginocchio dal punto di vista dell'adduzione idrica, dell'approvvigionamento dell'acqua e invece devo dire qui a Castellabate, tranne qualche piccolo episodio legato effettivamente alle presenze e alla capacità di erogazione, di stoccaggio nei serbatoi, non c'è stata grossa difficoltà. Quindi è un problema che noi, per fortuna, rispetto ad altre località, non abbiamo avvertito. E beh, questi sono tutti segnali che a consuntivo fanno sì che un bilancio si possa tracciare e possa effettivamente essere un bilancio positivo. A questo poi aggiungiamo tutte le attività che abbiamo portato avanti, dall'attività dal punto di vista turistico, dal punto di vista dell'offerta turistica, dal punto di vista del controllo del territorio, insomma, e quindi c'è stata una serie di cose che Beh, c'è stata veramente. un'estate sicura, soprattutto qui a Ma sì, Castellabate, c'è stata dove. un'estate sicura, c'è stata un'estate che devo dire grazie anche alle forze di polizia, abbiamo, credo, gestito al meglio, abbiamo fatto un progetto, abbiamo potenziato i servizi soprattutto nei fine settimana per avere più personale a disposizione, quindi avere dei turni anche notturni, perché il vero problema insomma, in un centro costiero è avere il presidio anche notturno, quindi diciamo c'è stato, certo mi rendo conto c'è da fare di più, c'è da fare ancora meglio, però noi abbiamo fatto quanto era nella nostra possibilità con le risorse a disposizione, però devo dire anche grazie alle forze dell'ordine con le quali si è potuto mettere in piedi un discorso di controllo del territorio sinergico che spero, auguro possa andare avanti e possa essere migliorato negli anni a venire. È chiaro che un bilancio dell'estate appena conclusa non può passare dai dati, non può non tener conto dei dati e dei risultati che si sono raggiunti quest'anno grazie alla polizia locale, grazie a un'azione sinergica con le forze dell'ordine, con i carabinieri, c'è stato un controllo del territorio, la polizia locale ha fatto controlli sui varchi delle ZTL, ha fatto operazioni su spiagge sicure, sequestrate
sequestrando più di 4.000 pezzi, ha sequestrato sul sequestro degli ombrelloni e su merce varia che stava sul litorale, addirittura due DASPI. Poi abbiamo fatto l'operazione Notte Sicure, dove ho chiesto alla Polizia Municipale un progetto dal 1 al 31 agosto, con il quale nelle notti di venerdì e sabato tre unità hanno fatto un orario 22.04. Certo, fatto venerdì e sabato, magari nei periodi estivi si dovrebbe fare tutti i giorni, estendendolo a tutta la settimana, però insomma quest'anno con le risorse che noi avevamo a disposizione e grazie alla disponibilità della Polizia Municipale, questo servizio si è tenuto nelle notti di venerdì e sabato e ha coperto il turno 22.04. Dai controlli notturni sono venuti fuori i verbali per esercizi pubblici, le somministrazioni fuori orario, i controlli al codice della strada, patenti ritirate, sono sensi dell'articolo 117, due fermi amministrativi, 133 verbali al codice della strada, soprattutto nei locali notturni, nella somministrazione di alcol a minori. E quindi attività pure sul commercio, anche qui verbali per quanto riguarda mancate esposizioni di licenze, vendite in aree demaniali senza le autorizzazioni, vendita senza le autorizzazioni prescritte, e quindi una verbali per il volantinaggio, e quindi una serie di attività che hanno fatto caratterizzato, quindi che mi fanno dire, mi fanno pensare a un bilancio, mi fanno confermare l'idea di un bilancio positivo per quanto riguarda la gestione dell'intero territorio nel comune di Castellabate. Quanto incide l'imprenditore in un territorio come Castellabate? L'imprenditore è importantissimo, la componente privata è fondamentale in un contesto di una ricettività, di una località turistica come Castellabate. È evidente che le due cose non possono essere scollegate, ci deve essere una parte pubblica che deve fare il suo dovere nell'erogazione di servizi, nella garanzia di servizi come quelli che dicevo poc'anzi, e allo stesso momento ci vuole una parte pubblica, una parte privata che fa la differenza, che fa la qualità, perché la valutazione poi avviene sì per il territorio ma anche per le strutture, per la ricettività, per gli operatori, e devo dire da questo punto di vista che qui a Castellabate abbiamo delle eccellenze grazie alle quali questa località viene sempre ricordata per la grande ospitalità, viene sempre considerata un'eccellenza da questo punto di vista, e di questo noi ne siamo contenti. Però devo dire c'è anche una trasformazione, oltre a quelli che sono le strutture ricettive classiche, quelle tradizionali, con grande esperienza, con grande storia alle spalle, c'è anche un fermento, basti pensare. Noi quest'anno con la tassa di soggiorno abbiamo fatto un controllo molto attento, molto mirato sulla ricettività e sulle attività. Basti pensare che nel 2018 avevamo 555 iscritti per le attività ex alberghiere, sono passati nel 2019 a 710, con un incremento del quasi del 28%, quindi un segno di un dinamismo, un segno di una trasformazione che aiuta il territorio, aiuta la trasformazione, aiuta la crescita anche qualitativamente del turismo, perché a trasformare le case, gli appartamenti che c'erano forse fino a 10 anni fa in attività ricettive significa avere la capacità di ricollocare, di riformare, di rimodulare l'offerta turistica nella direzione di una qualità che è proprio quella della ricettività, e quindi questo ci consente di avere un controllo maggiore, di avere una qualità indubbiamente più elevata rispetto a quello che c'era fino a 10 anni fa, anche perché poi noi siamo abituati a guardare nell'immediato, davanti al naso, all'oggi, all'attualità, molto spesso però dimentichiamo che cosa c'era negli anni passati, dalla situazione in cui questi luoghi, questi territori costieri così vicini ai grandi centri è cambiato anche il tipo di turismo, proprio per questo, ma sono queste le condizioni, più si offre, sono queste le condizioni, sì. Credo che siano importanti, perché l'offerta turistica chiaramente poi diventa fondamentale nella valutazione nell'approccio, nella scelta della meta turistica, quindi è questa in funzione della qualità dei servizi, quindi è evidente che un paese bandiera blu da 21 anni con la qualità delle acque eccellenti, con una raccolta differenziata così importante,
elegante, con un decoro urbano che devo dire, lo dico con una punta di orgoglio, consentitemi, non vedo in altri posti del nostro Cilento, è chiaro che diventa più interessante, diventa Beh, più un biglietto da visita è un biglietto da visita abbastanza importante per il flusso turistico. Ma non tutti fanno squadra, da quanto ho visto, cioè, alcune polemiche ci sono state per quanto riguarda alcune situazioni in passato. Ma no, ma le polemiche fanno parte del nostro mondo, della nostra attività, soprattutto nell'epoca dei social, quindi le polemiche servono anche molte volte ad avere una visibilità che diversamente non si avrebbe, quindi è anche giusto, io capisco. Non condivido e non accetto quando per fare polemica, per avere visibilità, si deve parlare di male del proprio paese, della propria comunità, della propria... perché ci sono momenti in cui si può anche affrontare, io sono sempre pronto al dialogo, e quindi affrontare in maniera serena. È un momento in cui invece dare notizie, fra l'altro false, fuorvianti, come è apparsa quella del depuratore, insomma, si è esatto. Fatta una polemica sul problema del depuratore che è sigillato, sequestrato, insomma, delle accuse che poi mettono in discussione, ripeto, in maniera infondata, perché i dati dicono tutt'altro, quello che è un comparto turistico che vive su queste cose, questo è l'elemento essenziale. E quindi la polemica non credo che aiuti molto e serva a molto, serva invece uno spirito costruttivo, la capacità di affrontare nel rispetto delle idee di tutti il problema e cercare di dare il proprio contributo. Allo stesso modo, se in un territorio di 37 km quadrati dove tutti ci riconoscono la pulizia, l'attenzione e la cura maniacale per questo territorio che noi abbiamo, c'è una microdiscarica che si è formata perché c'è qualche cittadino incivile che ha creato questa microdiscarica e noi siamo convinti che fare una fotografia significa mettere in risalto per avere un ritorno magari di visibilità momentanea, non credo che sia fatto un buon servizio alla collettività, perché magari chi guarda dall'esterno potrà immaginare che Castellabate è rappresentata da quella fotografia senza sapere che ci sono altri 37 km quadrati di territorio che non sono rispondenti. Forse bastava una segnalazione all'amministrazione. Bastava una semplice segnalazione per la quale io avrei in maniera educata e garbata ringraziato pure colui che insomma l'avesse fatta e il problema l'avremmo risolto molto più semplicemente. Però detto questo ci sta, io non mi arrabbio e non mi scandalizzo perché fa parte della normalità della dialettica, poi ognuno l'affronta nella maniera che ritiene più opportuna. Io sono perché questo paese cresca, questo paese insomma offra il meglio di sé sempre e comunque. Quando c'è un problema da risolvere sono pronto a risolverlo, affrontarlo ed ascoltare certo. Tutti. Quindi questo credo che sia il bene superiore, il bene primario sul quale tutti quanti noi dovremmo lavorare e concentrarci. Adesso parliamo degli eventi. Abbiamo avuto degli eventi eccezionali qui a Castellabate con presenze proprio al di fuori di ogni logica di numeri. Qual è stato secondo lei la cosa vincente? Beh, Castellabate, io credo che l'aspetto, quello che è l'elemento vincente per quanto riguarda l'offerta turistica dal punto di vista degli eventi qui a Castellabate, io credo che si riesca a fare, grazie al lavoro che gli uffici, grazie al lavoro che l'assessore al turismo fa in questo settore, è avere il giusto mix fra lavoro, fra attività, fra entusiasmo che noi coltiviamo da parte delle tante associazioni, che io ringrazio, a un'offerta turistica che tiene conto un po' di diverse esigenze, quindi quella diciamo che diventa più un'offerta turistica riservata ai giovani, con gli eventi, con i concerti in spiaggia, Marina Piccola, quella di taglio prettamente culturale che facciamo nel castello, e con quelle diciamo anche di carattere enogastronomico curate dalle associazioni che noi cerchiamo di seguire, e ce ne sono tante, il Pascale di Paranza, Vicolimbino, San Marco, e quindi diciamo ci sono tante, Alano, insomma ci sono tanti momenti anche di aggregazione, di trovarsi intorno a un evento che sono secondo me significativi, quindi il giusto mix fra tutti questi elementi credo che rappresenti qualcosa di unico, qualcosa di insomma di inimitabile, anche perché la differenza, diciamo la caratteristica, quello che noi
possiamo dire qui a Castellabate che in pochi mesi siamo dalla collina, siamo al mare, dal mare siamo alla collina, quindi certo, con differenze anche di offerta e di spazi, e quindi diciamo questo è, credo che renda unico. E poi abbiamo chiuso quest'anno con un grande evento, credo uno dei grandi eventi a livello provinciale, con il concerto dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e diretta dal maestro Ezio Bosso il 30 agosto in Villa Matarazzo, che è stato uno, secondo me, degli eventi più importanti che si è registrato qui negli ultimi anni, ma penso nel Cilento, perché veramente di altissimo livello, e basti vedere il numero, le presenze che abbiamo registrato in quella sera. E anche lì devo dire grazie, perché il risultato è stato eccellente dal punto di vista della riuscita della serata, anche perché non è semplice mettere insieme tante persone, la gestione dell'ordine pubblico, della viabilità, delle problematiche insomma derivanti da un evento così importante. Quindi anche quella è stata una prova che Castellabate ha superato benissimo. Quello è un evento che abbiamo fatto grazie alla Camera di Commercio, al Parco Nazionale del Cilento. Però ecco, quando si lavora, è un po' quello che dicevamo prima, quando si lavora tutti nella stessa direzione, ognuno in sinergia, ognuno dal suo punto di vista, dalla sua postazione, del suo ruolo, della sua responsabilità di quel momento, alla fine poi i risultati vengono. Beh, diciamo che è facile, anche perché Castellabate è uno dei borghi più belli d'Italia. Castellabate è uno dei borghi più belli d'Italia, non può sfuggire anche ad Infocilento, agli amici di Infocilento, al direttore in primis, ma a tutti gli amici che seguono Infocilento, che Castellabate ancora una volta era stato selezionato fra tre borghi della regione Campania per accedere alla finale che si terrà il prossimo ottobre, per la finale del Borgo dei Borghi. Quindi sarà un comune selezionato per ogni regione della Campania e concorrerà per questa, appunto, per l'attribuzione di questo titolo, di questo premio del Borgo dei Borghi 2019, Castellabate in Lizza. Quindi chiedo al direttore, chiedo agli amici di Infocilento di fare questo passaparola e far votare Castellabate, perché è una cosa importante questo territorio. Noi ci crediamo, in tanti ci credono, perché voglio dire, può darsi che detto dal sindaco è autoreferenziale, però Castellabate è il borgo più bello d'Italia, quindi noi dobbiamo fare in modo che questo venga riconosciuto anche a livello nazionale.